Un flash mob sulle imprese in crisi davanti ad un luogo simbolo, il Mercatone 1 di San Buceto, una delle sedi commerciali travolte dal crack dell'azienda. L'iniziativa, organizzata a livello nazionale da Fratelli d'Italia, in Abruzzo ha unito le province di Chieti e Pescara. I coordinatori provinciali e cittadini di Fratelli d'Italia hanno voluto ribadire che, al posto di politiche passive come il reddito di cittadinanza, occorra favorire politiche attive di impresa per prevenire e salvaguardare il tessuto produttivo. Il motto scelto per accompagnare il flash mob, che si è svolto in contemporanea in tutto il paese, è «La crisi non va in vacanza». A Roma, la leader del partito Giorgia Meloni ha manifestato davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. A San Buceto, il coordinatore provinciale di Chieti, Antonio Tavani, ha parlato di crescita zero e aumento delle aziende che chiudono. Un drammatico esempio in Abruzzo è proprio il Mercatone 1. Sono risultati che, ha aggiunto Tavani, non danno ragione ad un governo che con i suoi no ideologici continua a tenere ferma l'Italia. Tra le proposte di Fratelli d'Italia figura la creazione del pronto soccorso aziendale, una nuova struttura anticrisi gestita da un coordinamento stabile tra Mise, Regione, associazioni di impresa e sindacati. Il nuovo organismo potrebbe gestire le emergenze e prevenire le crisi utilizzando appieno i fondi europei ed altri strumenti finanziari di cui non tutti sono a conoscenza.